My name is Musa. I came here Lodi with a career task. I'm so appreciating the way they welcoming with me, with us, also with other guys. And really we are feeling so confident to be here. And they are really good. And the way they speak with us, the way they help with us. So we are so appreciating. And we get everything, just like a breakfast and lunch also, and dinner. And we get the place that we are sleeping, and also we have some schools, and also we have a shower that we can take every time. So we are so appreciating. Adesso tutto bene, è a posto, grazie mille. È arrivato, piove, freddo, trovato dove dormire, dove per mangiare, per aiutare, per documenti, cercare lavoro, anche aiuto. Io nel 2019, 18 e 19, io non capisco niente persone per cui loro aiutano per me. Il nostro lavoro principale qual è? È quello di accogliere le persone. Molte persone che sono qua sono allontanate un po' o dalla società civile o comunque dalla famiglia, hanno percorsi migratori importanti e cercano da noi un appoggio, insomma, per cercare delle soluzioni per vivere meglio. I problemi sono tanti, ogni giorno ne arrivano di nuovi, le soluzioni sono sempre difficili, dalla più banale a quella più complicata, però bisogna metterci il cuore, bisogna metterci la testa, ma spesse volte già il sentirsi ascoltati e compresi nelle loro esigenze penso che già faccia molto per cambiare o migliorare perlomeno un pochettino la vita delle persone che si rivolgono ai nostri servizi. Ci troviamo nella Casa San Giuseppe, nella diocesi di Lodi, nella parrocchia di Maria Ausiliatrice. Questo luogo è stato donato dalla parrocchia dell'Ausiliatrice alla diocesi e da questa poi riqualificato grazie al contributo dell'8 per 1000 affinché trovasse luogo il centro diurno, il dormitorio e il centro di ascolto. Circa 50 persone ogni giorno, ogni mattina vengono accolte per la colazione, alcuni nostri operatori li aiutano nella compilazione dei curriculum per trovare un lavoro e accompagnarli poi nell'integrazione nella nostra società.